ragazzi, oggi è un momento emozionante per tanti di voi, che ogni volta siete qua a spizzare nei commenti se è tutto fresco, la ricotta fresca, il pomodoro fresco, il basilico fresco, ma soprattutto... Ragazzi, oggi i sapori della mia terra 3.0 con... Marco Giordano. Ingredienti al volo? Più al volo! Pienolo col parino, burrata, formaggi, pecorino e parmigiano... Partiamo, partiamo. Non diciamo niente, partiamo, ok? Raccontaci un po' che ingredienti hai scelto. Allora, l'altra volta l'avevo fatto solo con la ricotta di bufala. Questa volta faccio ricotta romana e ricotta di bufala messe insieme. Quindi facciamo sempre lo gnocchetto di ricotta, che è un po' il filo il marcio. Questa e poi volta, cosa facciamo? Questa volta i piselli non li mettiamo, Niente questa, piselli. Questa volta mettiamo il pienolo col parino, bello. Anche perché un campano che mi fa gli gnocchi con i piselli, scusa. Che cavolo, dai, ah. Partiamo, tu fai l'impasto degli gnocchi e io parto con la salsina di basilico, va bene? Perfetto. Lì c'è la ciò e inizia tu a raccontare come fai l'impasto degli gnocchi. Stop. La farina mi serve. Non ci siamo di... Ah, eccola qua. Vai. Mezza ricotta romana. Sì. Mezza ricotta di bufala. Sì. Poi pepe. Allora, mentre butti il pepe, tu fammi una mescolata solo della ricotta. Vai. Ci buttiamo formaggio. Pecorino. Pecorino. Perfetto. Poco, a sentimento. Parmigiano. Uovo. Ok, però solo mettiamo... rosso o tutto? No, solo rosso. Ok, perfetto. Oh, ma che maestria il nostro Marco. Ormai ogni anno ecco skills qua. Nuove. Se sono 200 grammi di ricotta, mettiamo 100 grammi di semola. Cosa che mi ha suggerito Marco, ma suggerimento che vale sempre, quando fate una salsa al basilico, che sia al pesto, che sia qualsiasi salsa che prevede comunque una frutta secca, la frutta secca... Tostatela prima, tira fuori più profumi, no? Certo, esalta proprio il sapore del basilico. Allora, io i pinoli li prendo e li metto direttamente qua. Ok. Prendiamo un po' di basilico che abbiamo tenuto in acqua per tenere fresco, ci teniamo giusto qualche fogliolina. Alla fine. Quanto e quanto? Ma giusto un po', perché comunque abbiamo la ricotta con i formaggi, dopo non voglio fare tanti formaggi. E poi ci mettiamo un goccio d'olio. Un'anima di aglio, ce la vogliamo mettere? Io lo so, sei tu lo chef. Vai, mettiamoci. Va bene, facciamo così, ci togliamo anche l'anima. Così facciamo proprio i pettinati, no? Qua a Milano si dice i pettinati i quando pettinati. Vuoi fare la cosa. Quando vuoi fare la cosa un a po'. A Napoli si dice pur chiacchilla, i pettinati. Guarda, la stessa cosa. Ok. La persona elegante. E poi andiamo a frullare il tutto. È un colore bellissimo. Bello, bello. Molto bello. Un verde, un po' tendente al verde pisello, vedi? Sì, ricorre comunque. Ricorda questo ritorno al passato, vedi? Allora, adesso abbiamo la nostra salsa, abbiamo il nostro impasto. Mi hai detto che questa volta lo vuoi fare un po' più chic, nella sac à poche. Nella sac à poche, esattamente. Che è un po' una cosa che hai imparato in pasticceria. Esatto. Quando maneggio gli impasti troppo morbidi, faccio con la sac à poche. Io ti taglio il pomodoro. Mettiamo un goccio d'olio. L'aglio. Quanto tempo ci vuole di cottura per questi pomodorini? 5-6 minuti. Qua ce li abbiamo. Vogliamo metterci un pizzico di... peperoncino? Peperoncino. Oh, fammi vedere come salti. Facci vedere un po' qua come hai fatto la situazione della sac à poche. Allora, la sac à poche ho messo direttamente l'impasto all'interno della sac à poche. E poi lo andiamo direttamente. Direttamente in pentola a fare i nostri gnocchetti. Senza neanche essere messi su una base con altra semola. Poca farina. Insomma, posso dirti una cosa? Dimmi. Secondo me, lo dico sottovoce, ma questo è il sapore della terra migliore che hai mai fatto. Ci richiamo dopo, le giudiche dopo. Mettimi un goccino di sale qua dentro. Sale? E un goccino di pepe. Sì. È questo che a voi piace, no? Sì. Dai. Ci siamo. Io direi che, come ha suggerito fuori dalle telecamere Marco, saggiamente, un goccino di acqua di cottura. Esattamente, un goccino di acqua di cottura. Li spremiamo un po'. Li spremiamo. Allora, pomodoro va, salsa pronta. Cosa rimane? Il gnocchetto e acqua. Allora, senti, vai un po' più grosso così. Oh, va che meraviglia. Poi, il bello di farli così è anche che uno viene un po' più grosso, uno un po' più piccolo, sono molto artigianali. Sono artigianati e non di fabbrica. Vedi quante ne sai.
Tanto possiamo usare il mestolo che la pentola è non antiaderente, per cui non si segna. Esatto. E io direi che qua, dimmi tu poi, ma la vecchia regola... No, guarda che i gnocchi, 2-3 minuti di cottura, perché... Quando sono... vengono a galla, guarda che belli. Quando vengono a galla, esatto. Guarda qua, bella, guarda che meraviglia. Belli, eh? Sente? Parla. Senti che come spipetta. Bella. Bellissimo lo gnocchetto, devo dire complimenti perché c'è la giusta dose di farina, vedi, non si sfalda. Mm-hmm. E poi sai cos'è la cosa bella? Che il pomodoro, questo corbarino qua, è vero che è bello grosso, però è bello compatto perché non si perde tutto, cioè ma rimane la sua consistenza. Vedi che rimane proprio la buccia attaccata, che... ma tu devi vedere dopo il sapore, Goccio d'olio per mantecare. Dimmi un po', perché tu hai chiesto espressamente una tipologia di piatto. Ho espresso la tipologia piatto cappello del prete. Perché sei diventato un pettinato ormai. No, è perché così, guarda, siccome dobbiamo fare la bandiera italiana, quindi facciamo strati, il rosso, il bianco e il verde. Sei diventato uno chef stellato, insomma. Allora, se sei d'accordo con me, io lo gnocchetto lo spegnerei perché lo terrei leggermente umido, perché sai che lo gnocco un po' come una spugna, continua ad assorbire il sughetto. Ok, va bene. Impiattiamo? Va bene. Allora, la burrata è già pronta, vuoi aprirla? Cosa devi fare? Ok, si deve aprire e si deve adagiare un po' sopra. Io intanto, Mark, vado con lo gnocchetto dentro, Vai. Gnocchetto giusto, burrata. Burrata. E poi? Pesto di basilico e pinoli. Posso farlo io questo? Perfetto. Vai tu con la burrata, allora. Piatto meraviglioso. Allora, io ho qua due bicchieri perché mi hanno detto che hai portato una bottiglietta di vino giusta. Ma quella è giusta proprio per questo piatto. Dammi qua. Abbiamo detto. Che intanto me la racconti, cosa ci hai portato? Tramonti. Perché parliamo di Pinerolo e Corbarino, su alla collina c'è Tramonti. Meglio di questo. Ci facciamo questo brindisi. Ah, perché so che hai comprato casa. Sì, ho comprato casa e anche perché l'anno prossimo finalmente mi sposo. Ho messo la data. Ti sposi? Mi sposo, esattamente. Che giorno? 7 ottobre di venerdì. Ah, anche se dicono che di venerdì non si sposa, non mi interessa, per me venerdì è fortunato. Ci inviti? A voglia, per me è un onore se venite. Avete gli ospiti di Chef in Camicia a casa mia, guarda. Che meraviglia, senti, guarda che bel colore. Allora, noi facciamo così, adesso ci versiamo il vino, ci assaggiamo prima di fare il brindisi. Anzi, brindiamo a te. A ogni anno, un anno dopo l'altro, qua a fare ogni anno un nuovo sapore della mia terra. Perfetto. Molto buono, vediamo come sta con questo gnocchettino di ricotta. Voglio prendere un pomodoro anche. Lo gnocchetto quest'anno è bello morbido. Bello, ti piace? Sai cosa mi piace un botto? Mm-hmm. Quella nota di peperoncino che abbiamo messo. È buona da morire. Mm-hmm. Ragazzi, come al solito, ogni anno avere qua Marco è un onore, ci riempie di gioia, ormai è un grande amico. In bocca al lupo per tutto, ti sposi, hai comprato casa. Oh. Ma cosa vuoi fare? Hai figli pure? Con calma, una cosa alla volta. Ragazzi, commentate, iscrivetevi sia su Chef in Camicia che sul canale di Marco. Fate capire che cos'è che vi piace della novità. Raga, ci vediamo l'anno prossimo. Vieni con me, dai, che andiamo a berci il vino.